Forse un colpo di sonno o una distrazione fatale, ancora questo deve essere accertato, potrebbero essere la causa alla base dell'uscita di strada autonoma di una giovane donna con la sua Ford Kuga nella rotatoria tra via Caio Muzio Scevola e via Falcineto poco dopo 1:30 della scorsa notte. La donna, di origini straniere ma residente a Bellocchi in via Prima Strada, era da poco uscita dall'abitazione del suo compagno, che dista poche centinaia di metri dal luogo dell'incidente, diretta a casa sua, quando ha urtato violentemente il guardrail posto a protezione del fosso canale sottostante, abbattendolo completamente e finendo con l'auto nel corso d'acqua che, fortunatamente, in questi giorni non presenta un livello d'acqua elevato. Secondo le prime ricostruzioni, la donna, nonostante il violento impatto, sarebbe uscita autonomamente dall'auto ed in stato confusionale avrebbe vagato nella zona dell'incidente, raggiunta poi in seguito dal suo fidanzato, allarmato perché non riceveva notizie del suo arrivo a casa. Questa mattina, mentre la donna si trovava al pronto soccorso dell'ospedale Santa Croce per gli accertamenti sanitari, sul posto una pattuglia della polizia locale di Fano ha messo in sicurezza la zona, transennando e presidiando il posto fino all'arrivo di una pesante autogru che ha provveduto al recupero del mezzo incidentato direttamente dal fosso canale.